Perché la statistica è bella? Perché parla delle persone, parla della vita che abbiamo intorno a noi, parla però con un linguaggio difficile, non sempre le persone si trovano a loro agio, a avere a che fare con i dati. È bella perché racconta le differenze, racconta gli andamenti, racconta anche le prospettive future, perché con la statistica si fanno anche le previsioni. Io il primo esame di statistica non mi era piaciuto, avevo deciso che non volevo avere nulla a che fare con la statistica e quindi capisco anche chi non vuole avere a che fare con la statistica, ma ormai la statistica è intorno a noi, riesce a trattare dei problemi economici, sociali e ambientali e quindi è estremamente viva, soprattutto quando raccontata attraverso grafici, immagini, che il cosiddetto storytelling, che veramente riesce a trasmettere conoscenza, informazione per far prendere decisioni migliori. Si parla di un'alternativa al PIL. Esiste realmente questa alternativa oppure no? In realtà il prodotto interno lordo è stato inventato, diciamo così, definito come parte di uno schema politico, economico nel secondo dopoguerra, quindi strettamente funzionale a quello schema. Oggi sappiamo che la crescita economica rallenta, sappiamo che l'ambiente è in pericolo, anzi, ben oltre, del pericolo, sappiamo che, le differenze sociali sono cresciute, le disuguaglianze sono cresciute. Ecco perché non possiamo pensare di misurare tutto con un dato. Prima, avere l'aumento del PIL voleva dire che le cose andavano bene. Oggi sappiamo che non è più così. Ci sono stati molti sforzi anche in Italia per andare oltre il PIL, ma non con un numero solo. La complessità della realtà economica, sociale e ambientale richiede di guardare a più dati e questo per alcuni è difficile proprio perché non c'è questa univocità di risposta. Però per esempio il sistema dei conti nazionali ci dà un indicatore molto utile che è il reddito disponibile delle famiglie, cioè cosa resta dopo aver pagato le tasse, però integrato dai servizi pubblici che uno riceve. Bene, questo andamento è molto diverso da quello del PIL, purtroppo peggiore in Europa negli ultimi anni della crisi e questo spiega perché le famiglie sono così tanto in difficoltà, cosa che non sempre il PIL riesce a descrivere. Cosa resta dopo aver pagato le tasse? Resta il reddito disponibile per consumare, per investire ed è un reddito che si è molto asciugato negli anni della crisi. Pensi che nell'Unione Europea tra il 2007 e il 2014 il PIL in termini reali, cioè al netto dell'inflazione e per ogni persona, quindi pro capite, è aumentato di circa il 2%. Invece il reddito disponibile delle famiglie è diminuito del 5,5%. Perché? Perché è stato fatto il cosiddetto consolidamento fiscale per ridurre i deficit pubblici, per pagare il debito pubblico. Ecco, questa è la differenza tra quando gli economisti parlano del PIL e quando le persone si fanno i conti in tasca. Che cosa lei è impegnato in un progetto dell'ONU, che mette insieme statistica e sostenibilità? Cosa c'entrano queste due cose, l'una con l'altra? Beh, ormai lo sviluppo sostenibile è il nuovo paradigma dello sviluppo del mondo. Il 25 settembre, tutti i leader del mondo hanno scelto di portare il mondo su un sentiero di sostenibilità, mentre oggi non siamo su un sentiero di sostenibilità, non solo per i problemi dell'ambiente, ma anche per le disuguaglianze sociali e così via. Ecco, la statistica è chiamata a misurare come in ogni paese stanno andando i fenomeni economici, sociali e ambientali. I grandi del mondo hanno scelto 169 obiettivi molto precisi, ad esempio la riduzione del numero di giovani che non studiano, non lavorano, la riduzione del numero di poveri, la riduzione delle emissioni ambientali. La statistica misura tutti questi fenomeni. E rispetto a questi indicatori ogni paese sarà giudicato e speriamo le persone giudicheranno i politici nei prossimi anni per capire se effettivamente la situazione è migliorata o peggiorata. L'Italia dei numeri è un aggettivo. L'Italia dei numeri è molto eterogenea.
L'Italia è un paese con fortissime differenze nord-sud, ma anche tra ricchi e poveri, ma anche tra le persone istruite e quelle meno istruite, tra donne e uomini, per esempio in termini di stipendi a parità di lavoro. La statistica misura tutto questo e quindi è una guida non solo per le decisioni politiche, ma anche per le decisioni dei singoli, di ogni cittadino.